Ragazzi, ciao, spero tutto bene. Come va? Allora, faccio un video, insomma, così, un po' fuori argomento, non so. Allora, ho trovato su Amazon questo aggeggino. È un tester, per provare la capacità dei power bank, cioè delle batterie di scorta in pratica per telefonini e oggetti che si ricaricano, alimentatori stessa cosa, e il cavo di collegamento tra l'alimentatore e il telefonino. Allora, provo ad attaccarlo prima a questo alimentatore e così vediamo come funziona. Praticamente c'è un piccolo display, spero che si possa vedere quello che mostra. Si possono vedere praticamente, allora, la corrente che passa, quindi in questo alimentatore specifico sta erogando 4,91 volt. Di fianco vediamo invece gli ampere, quindi il telefonino in questo momento sta assorbendo 0,63 ampere. Questo alimentatore dovrebbe essere in grado di fornire 1 ampere, se richiesto dall'apparecchio attaccato, quindi abbastanza potente. L'ulteriore riga in basso qui mostra quanto. Io la chiamo corrente, magari non è l'addizione giusta, quanto comunque la batteria che sta dentro il telefonino ha assorbito. Quindi, se per dire dentro c'è una batteria da non so, 1200 mAh, quando la batteria è completamente carica, su questa riga verrà indicato appunto il livello, cioè quanto si è ricaricata, quindi dovrebbe andare vicino al 1200. Se restasse a un livello molto più basso, ci potrebbero essere problemi di batteria. Quindi, allora, la batteria ovviamente comincio a caricarla quando è completamente scarica, perché ovviamente se la comincio a caricarla che è già a metà, qui non arriverà al livello totale della capacità della batteria, cioè indicherà soltanto quanta ne è entrata. Quindi scarico completamente la batteria, la ricarico lasciando questo apparecchietto collegato e vedo se assorbe la corrente che dovrebbe contenere. Quindi, se dentro c'è una batteria, ripeto, da 1200 mAh, qua sotto, partendo da zero, arriverà a 1200. Si può fare la stessa cosa ricaricando appunto una batteria esterna portatile come questa. Quindi la ricarico, qui me la dà come capacità 2200 mAh. Se comincio a caricarla da zero, praticamente in quella finestrellina mi comparirà alla fine della carica completa 2200 o un valore molto vicino. Ecco. Se dovesse essere la metà, vuol dire che questa batteria ormai ha esaurito le sue capacità. Stessa cosa, o meglio, stessa cosa, si può controllare se poi questa batteria è in grado di erogare effettivamente la corrente che praticamente è indicata, quindi 5 volt, 1 ampere. Allora, vediamo quindi l'alimentatore. Adesso spero che si possano vedere perché è un po'. Proviamo così, se magari non è molto illuminato. Comunque, adesso provo ad attaccarlo quindi al power bank e vediamo se dà gli stessi valori. Dando 4,89 volt, quindi la USB è massimo eroga 5 volt, quindi la batteria va bene, e il telefonino sta assorbendo 0,55 ampere in salita, 0,59, 0,60, 0,61,
Quindi diciamo che questo power bank ha praticamente la capacità di questo alimentatore. Può effettivamente, evidentemente, arrivare a 1 A, perché qui già ne sta assorbendo 0,61, però c'è da tenere presente che è poi l'apparecchio attaccato che decide quanta corrente assorbire a seconda dei suoi circuiti interni. Un'altra cosa carina che si può fare con questo apparecchietto è invece testare il cavo di carica, quindi potremmo avere un cavetto di ricarica magari che non funziona bene o che non lascia passare tutta la corrente che dovrebbe, quindi a quel punto invece di usare il cavetto che è attaccato a questo apparecchietto, attacchiamo un altro cavetto e lo attacchiamo nella piccola presa qui di ingresso e vediamo se il telefonino assorbe la stessa quantità. Intanto il voltaggio è sceso a 4,31 e quindi un po' più basso di quello che la batteria riusciva ad erogare prima. Stessa cosa, gli ampere sono praticamente crollati a 0,25, quindi quasi la metà di quando il power bank era attaccato con il cavetto suo di questo apparecchio, quindi si potrebbe dire questo cavetto un po' impedisce il passaggio della corrente, un po' perché magari è lungo, un po' perché questo è un cavetto anche dati, oltre a essere un cavetto che lascia solo passare per la ricarica, perché molti dei cavetti che vengono dati con questi power bank lasciano passare solo la corrente che serve per caricare e non anche i dati, quindi se attacco il telefonino con questo cavetto al PC non riuscirò a vedere i dati che sono contenuti nel telefono, perché appunto questo qua specifico è un cavetto che non lascia passare i dati, mentre questo qua nero sì. Però come si può vedere, spero che si possa vedere, la corrente che riesce a passare è parecchio più bassa, quindi il telefonino ci metterà di più a caricarsi, mentre attaccandolo, cioè usando questo cavetto, ci metterà di meno. Questa prova si può anche fare per vedere se effettivamente un cavetto è guasto, quindi a quel punto la corrente, per dire, non passerà più. È una cosa così sommaria, questo l'ho preso su Amazon, costa credo una decina di euro, però lo trovo utile appunto per testare anche per dire la porta USB del PC, quindi posso attaccare questa cosa e vedere se la porta USB mi dà la corrente necessaria per le ricariche. Ha 10 posizioni di memoria, qui in questo spigolo c'è un 1, quindi rimane memorizzata l'ultima carica, quindi posso tenere in teoria memorizzato la storia di 10 ricariche per vedere se varia nel tempo. Marca e modello, allora vediamo un po'. KCX, modello KCX017, quindi in ingresso può avere da 3 a 7 volt e da 50 a 3500 mAh, cioè che escono da qua. L'output, cioè dalla parte del telefono, fornisce gli stessi valori in ingresso. La capacità da 0 a 19.999 mAh. Ovviamente made in Cina. È tutto. È utile appunto per compro un power bank tipo una cosa di queste e voglio controllare se effettivamente corrisponde
alla descrizione, ecco, una cosa magari tenere presente che le batterie al litio vanno caricate e scaricate, non so, diciamo 3-4 volte prima che abbiano la capacità completa, diciamo di descrizione, ecco. Non scarica completa, diciamo, insomma, farle arrivare a tipo al 20, 10-20% di carica e poi ricaricare completamente per 3-4 cicli, dopodiché cominciano ad avere la loro capacità nominale giusta. Ecco. Questo è tutto, vi saluto e ci sentiamo la prossima volta. Ciao a tutti, ciao!